Buongiorno e più cordiale benvenuto a nome dell'organizzazione di Filmare Festival alla presentazione di questa terza edizione di questa rassegna. Naturalmente un benvenuto anche a coloro che attraverso la pagina di Filmare, un ringraziamento a Luigi Salsini, ci seguono in diretta sulla pagina Facebook. Un ringraziamento per l'ospitalità, e non è la prima volta che ci ospita, all'Hotel delle Stelle e alla signora Francesca Barbieri. Dunque, terza edizione, un'edizione ricca, ricchissima, ben 5 serate, si spazia attraverso le perle della Calabria, le perle, io le definisco marinare, località molto suggestive, molto conosciute, con grande, grande turismo. Ma Filmare non è soltanto un'attività che riguarda i cortometraggi che parlano del mare, che parlano dell'ambiente, ma a Filmare sono legate anche delle attività culturali, naturalmente attività cinematografiche, e la presenza di ospiti del cinema molto, molto importanti. Il festival quest'anno ha il sostegno della Regione Calabria, Fondazione Calabria Film Commission, e si avvale del patrocinio editoriale di Rai Calabria e del riconoscimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo, nonché della collaborazione dell'Enea e del Ministero della Transizione Ecologica e di Confapi Calabria. Inoltre un ringraziamento va ai comuni che ospitano le tappe del tour itinerante che poi andrò a presentare nel corso di questa presentazione. Naturalmente iniziamo dal comune di San Gineto, che poi ospiterà, oltre alla presentazione, anche la serata finale, passando per Scalea, Soverato e Cariati e l'associazione Laghi di Sibari. Quindi grazie per aver aderito a questo progetto, a questa manifestazione. Naturalmente il mio saluto non è soltanto il saluto mio personale, ma il saluto da parte degli organizzatori di Filmare Festival. Uno degli organizzatori, Enzo De Carlo, grande promoter di tante manifestazioni, vorrei ricordare anche una su tutte, il Cantagiro. Una edizione, veramente la terza, numero perfetto, un'edizione molto particolare, molto molto ricca. Grazie, io ringrazio comunque la struttura dell'Hotel delle Stelle che ci ospita ormai da tempo, e nella persona della dottoressa Barbieri, che avrò modo di incontrare in quanto prima, anche per ricordare il mio rapporto che ho avuto con il dottor Barbieri su questa struttura che mi lega in un modo particolare. Io mi vedeva un giovane promoter ad organizzare dei concerti in questo spazio all'aperto bellissimo che... Scusate. Bello della diretta. organizzavo due concerti che sono rimasti un po' nel ricordo di tutte queste persone, Gianni Morandi e i Pooh, che sono stati ospiti di questa manifestazione. Filmare è un progetto nato 3 anni fa con da Calabria Artes e con la DRB di Beniamino Cappetta, che lavoriamo, è l'unico festival itinerante, e non è un festival statico, ce ne stanno tanti in Calabria, però si fanno in una struttura ben definita. Questo qui abbiamo voluto far sì che questo festival fosse itinerante, e itinerante siamo legati comunque con il comune di San Gineto da un po' di tempo, perché era un progetto che ho illustrato tempo fa al sindaco Michele Guardia, che io saluto e ringrazio per la sua disponibilità, la vice sindaca, però abbiamo voluto far sì che questo festival potesse girare un po' varie parti della Calabria,
prettamente sul mare, perché filmare, è vero che raccontano i cortometraggi mare e ambiente, però il mare per noi è un patrimonio inestimabile. Noi della Calabria ne abbiamo due, ci affacciamo su due mari e dobbiamo in tutti i modi tutelarli. Allora, abbiamo dovuto fare un cast artistico, far sì che il filmare potesse essere legato a degli artisti che avessero comunque un'attinenza col cinema e con le fiction, con la televisione, e abbiamo dovuto scegliere un cast artistico che chiaramente, secondo me, è un cast artistico di grande qualità. Ma questo lo sveleremo poi durante il corso della presentazione. Io vorrei essere più breve e ringraziare comunque il comune di Scalea, con il sindaco qui presente, con l'assessore Carossini, e dopo magari parleremo anche degli altri comuni che ospiteranno. Io lo ringrazio un po' gli intervenuti e spero comunque di far sì che quest'anno sia un festival di grande qualità, e ci auguriamo in tutti i modi. Grazie. Grazie Enzo, con te torneremo a parlare dopo. Un ringraziamento, ma li avete già visti qui al tavolo, definiamolo, della presidenza, al FLAG e alla sua presidentessa o presidente, che dir si voglia, l'Umpli, e al GAL con il direttore. E naturalmente si parte da San Gineto, e vorrei rivolgere un caloroso saluto al sindaco Michele Guardia, che non è qui oggi per motivi di salute, e noi ci auguriamo e auspichiamo di poterlo incontrare nel corso della serata finale, che si svolgerà in questo suggestivo parco all'aperto dell'Hotel delle Stelle. C'è invece il vice sindaco di San Gineto, Maria Rosa Midaglia, nonché assessore al turismo, spettacolo e cultura. Vice sindaco, prego. Grazie. Intanto colgo subito l'occasione per ringraziarti, Antonio, per il bel pensiero espresso nei confronti del sindaco, e ci auguriamo tutti che la serata finale sarà in sua presenza. E colgo appunto l'occasione per portare i suoi saluti a tutti voi in sala, ai giornalisti, per il lavoro speciale che ogni volta fate in queste occasioni, e in particolar modo un saluto quindi al tavolo tecnico, a tutti voi, quindi grazie ai volti nuovi quest'anno, vediamo realtà quindi nuove, con alcuni già ci siamo incontrati appunto lo scorso anno, quest'anno una svolta verso quindi un traguardo che vorremmo potesse diventare sempre più importante. L'anno scorso San Gineto è stata la sua prima edizione, sebbene il festival ha già iniziato il suo percorso qualche anno fa, per San Gineto è stata invece la sua prima edizione, e lo è stato come comune capofila di altri comuni che ricordo, Verbicaro e Maierà, avendo partecipato al bando pubblico presentato dalla Regione Calabria per eventi e spettacoli 2022. Quindi abbiamo cofinanziato questo progetto. Ovviamente un ringraziamento a Enzo De Carlo e a Beniamino Chiappetta, perché sono stati loro i promotori, i fautori, gli ideatori di questo progetto, che abbiamo subito voluto accogliere perché abbiamo trovato in questo progetto una valenza straordinaria, in quanto tramite questo progetto non solo è promozione territoriale, quindi di tutto ciò che ci appartiene, tutto ciò lo vogliamo mettere in evidenza, mettendo proprio in evidenza quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche, le bellezze di questo nostro territorio, che è San Gineto, ma non solo San Gineto, è tutta la Calabria che può vantare di tutto ciò, vanta appunto di non essere solo mare, anche se il mare può essere l'argomento centrale di questo festival, ma non solo mare, l'ambiente in generale, quindi la collina, la montagna, noi abbiamo sempre lì la nostra cascata, che per noi è un vanto e si trova veramente a pochi chilometri dal mare. Dopo tutto questo, che è stato già l'anno scorso, quest'anno abbiamo voluto ancor più essere parte integrante con
l'introduzione di altri territori, quindi a fare un discorso di programmazione territoriale a più ampio spettro. San Gineto, lo sappiamo tutti, ha una tradizione cinematografica, una tradizione che risale agli anni Ottanta, quando ha visto proprio in questo luogo, da qua siamo partiti, da qua continuiamo quindi il nostro percorso, e pertanto anch'io voglio ringraziare la dottoressa Barbieri, perché ancora una volta, non solo lo scorso anno ma anche quest'anno, ha messo a disposizione la sua struttura. Infatti, come già hanno annunciato, l'ultima serata di questo festival, la quarta serata, sarà appunto il 4 di agosto e sarà nel parco dell'Hotel delle Stelle. Come dicevo, è iniziata questa tradizione del cinema, di dare l'importanza che merita il cinema, forse ultimamente anche un pochino messo da parte, però noi vogliamo valorizzarlo sempre più attraverso questi cortometraggi, ma già un tempo, dicevo, mi sono un pochino persa, già negli anni Ottanta c'è stata una rassegna cinematografica, la rassegna mediterranea, che ha messo e ha voluto promuovere, ha messo in evidenza quello che è stato il cinema giovane, quindi un cinema organizzato, realizzato da artisti giovani, che trovavano in qualche modo anche difficoltà a promuoversi. Questo è stato fatto all'Hotel delle Stelle, questo è stato fatto a San Gineto negli anni Ottanta e si è protratto anche poi negli anni successivi. Di fatto l'ambizione a cui mira San Gineto è proprio quello di poter negli anni ritornare ad essere in qualche modo una parte centrale, un aspetto fondamentale per il cinema giovane, per quello che potrà essere il cortometraggio che oggi noi usiamo questa linea del cortometraggio proprio per voler promuovere tutto quello che è il nostro territorio, quindi l'ambiente con tutto, non solo le bellezze, ma anche salvaguardarlo e rispettarlo così come merita. Grazie a tutti. Grazie al vice sindaco di San Gineto, Maria Rosa Midagli, assessore al turismo, spettacolo e cultura, da un organizzatore, Enzo De Carlo, presidente di Calabria Artes, ad un altro organizzatore, Beniamino Chiappetta, responsabile della storica agenzia di RB, eventi culturali e quant'altro, spettacolo, per dire, Beniamino, che filmare festival non sono soltanto cortometraggi che raccontano del mare e dell'ambiente, ma anche tutta una serie di attività culturali che spaziano da un settore all'altro. Sì, questo è un po' il salto di qualità che quest'anno io ed Enzo abbiamo pensato un po' per filmare, farlo diventare da un festival di cortometraggio un contenitore culturale. Quindi è stata una scommessa, penso che alla luce dei fatti, speriamo di realizzarlo in modi giusti, possiamo ritenerci soddisfatti innanzitutto dall'aver portato anche un aspetto nazionale all'interno di filmare, perché abbiamo il riconoscimento del Ministero della Cultura, abbiamo il patrocinio della RAI e abbiamo collaborazioni importanti, qual è l'ENEA, qual è il Ministero della Transizione Ecologica per quanto riguarda le tematiche ambientali. Quindi diciamo, oltre che naturalmente ringraziamo Film Commission per il sostegno alla manifestazione e tutti gli enti e i partner, in particolar modo il FLAG, la Pelle del Tirreno, ma anche l'Umbria, Calabria, il Galle e tutti quanti che naturalmente i comuni che ci ospitano. Un contenitore culturale fatto di tante iniziative, perché abbiamo voluto centrare l'attenzione anche su quelle che sono le tematiche ambientali e sulla risorsa mare da diversi punti di vista. Il mare come cultura, e qui diciamo mi piace ringraziare stamattina una presenza qualificata anche ai nostri lavori, quello dell'editore Florindo Rubettino, al quale verrà consegnato nella serata di Scalea il premio Cultura Green.
e quindi che ha dato un'impronta anche culturale alla nostra iniziativa. Poi tanti focus, tanti dibattiti con l'Enea, con Fapi, e tantissime, coinvolgendo anche gli amici dell'Umbria, del GAL, quindi ecco, un contenitore che analizza la risorsa mare e la risorsa ambiente da diversi punti di vista. Una cosa che ci teniamo pure è soltanto per un problema burocratico di tempi, Filmare ha firmato il 19 luglio una convenzione anche con l'Università della Calabria, con il Dipartimento di ISPES. Non siamo riusciti magari a farle rientrare fra i partner di quest'anno, però già stiamo lavorando per il prossimo anno di coinvolgere attivamente l'Università della Calabria, i ragazzi del DISPES attorno a questi progetti, tante idee in cantiere e soprattutto un'idea di portare a filmare oltre la Calabria. Già stiamo parlando per dei gemellaggi importanti e quindi riteniamo di poter contribuire in tal modo e alla promozione un po' del nostro territorio, ma soprattutto a creare quella giusta sensibilità e, come i fatti recenti ci stanno dimostrando, quella necessaria cultura verso il mare, verso l'ambiente, la tutela dell'ambiente, il rispetto dell'ambiente che specie in questi tempi ne stiamo conoscendo l'importanza. A livello cinematografico, oltre al cast artistico che poi magari verrà illustrato, Filmare quest'anno sulla piattaforma Film Freeway, abbiamo avuto 120 cortometraggi che sono arrivati da tutte, non solo dall'Italia, perché Film Freeway è una piattaforma internazionale e non sono poche, considerato che sono cortometraggi tematici rispetto alle tematiche proprio del festival. Durante le serate noi andremo a dare anche dei premi speciali, sempre a personalità legate al mare, all'ambiente. E oltre al dottor Rubettino avremo il piacere anche di premiare un personaggio che ha fatto di fotografare il mare la sua missione, campione mondiale di fotografia subacquea, Francesco Sesto, che ci ha raggiunto. Poi lo sentiremo anche nella sua attività di ricercatore dell'UNICAL, quindi ci parlerà anche dei suoi progetti di tutela e di valorizzazione del mare. Altro premio importante è Beppe Rovera. Beppe Rovera è un giornalista RAI, ha scritto la storia della comunicazione ambientale in Italia perché per ben 25 anni ha curato, presentato Ambiente Italia su Rai 3. Sarà lui a ricevere il premio Comunicare l'Ambiente, e poi lo sentiremo anche con un breve video. E poi diciamo che l'attenzione verso la produzione audiovisiva ci porta a premiare Matteo Russo, un giovane regista crotonese il cui film Santa Lux è stato presentato al Festival di Cannes nel maggio scorso. E poi un premio importante in cui è pienamente coinvolto il flag La Perla del Terreno, Una vita per il mare, per testimoniare appunto quelle persone, quell'impegno che mettono nel mare sia come attività professionale, come attività lavorativa e come attività economica promozionale. Quindi un grande contenitore, diversi ospiti importanti nei vari focus, dibattiti. Nella serata di Cariati del 3 agosto avremo il sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza, il dottor Tridico, che insieme alla professoressa Brunella Eugenia dell'UNICAL parleranno del mare come risorsa ambientale, risorsa economica, risorsa culturale. Ecco, la nostra scommessa è stata appunto questo, quello di farvi filmare, per quanto importanti i cortometraggi, però utilizzare i cortometraggi che significano parecchio anche in termini di comunicazione, però utilizzare i cortometraggi per far riflettere, per essere spunto di riflessione sull'importanza di queste tematiche da tutti i punti di vista. Quindi questa è la grande scommessa che ci siamo dati e speriamo di portarla nel migliore dei modi. Grazie anche al contributo, alla disponibilità dei vari comuni che ci ospitano, iniziare da Scalea, un comune importante
con il quale stiamo pensando anche di fare altri progetti in altri campi. E il comune di Soverato, una delle perle del turismo calabrese, insieme appunto a Scalea. E poi una serata importante sarà quella dei laghi di Sibari, proprio per il tematismo che andiamo a proporre, perché vogliamo analizzare anche il mare come turismo di diporto. Il lago di Sibari è un'eccellente realtà del sud Italia, 3.000 posti barche, si sta riavviando, così come Cariati con la sua cultura marinara, con il Museo del Mare. Quindi un grazie agli enti che ci hanno dato fiducia e speriamo di portare avanti un discorso positivo per come sono gli obiettivi che ci siamo prefissi. Grazie a Beniamino Chiappetta, responsabile del DRB. Parliamo del cast artistico. Intanto grazie al responsabile della comunicazione, Luigi Salsini. Allora, parliamo di attori importanti, famosi, attori di fiction e di film. Alessio Boni, il 31 luglio a Scalea, il 1 agosto a Soverato, il 2 agosto ai laghi di Sibari. Francesco Montanari, il 2 agosto ai laghi di Sibari e il 3 agosto a Cariati. Poi Saverio Vallone, il 2 agosto ai laghi di Sibari. Nella finale la madrina e testimonial di Filmare 2023, Eleonora Giorgi, naturalmente nella serata finale a San Gineto. A proposito di San Gineto, un ringraziamento all'assessore al turismo Michele Palermo, che ha accompagnato all'ambiente turismo, ma comunque insomma, perché dove c'è ambiente c'è turismo, dove c'è turismo c'è anche ambiente. E a condurre, a fare gli onori di casa, la presentatrice ufficiale di questa manifestazione, la splendida e sempre professionale Francesca Russo, con la quale spero di incrociarmi in qualche serata se avrò questa fortuna. Filmare 2023 inizia da Scalea il 31 luglio, un percorso, come possiamo dire, virtuale, seguendo questa pellicola che sicuramente avete visto sui manifesti, che racchiude immagini del mare, dell'ambiente, dei monumenti, insomma tante belle cose. L'ideazione e la realizzazione è stata di Alessandra Russo, alla quale va un grazie, un complimento per questa bella idea. Dicevamo, si parte da Scalea, prima tappa, c'è qui il sindaco Giacomo Perrotta, accompagnato dall'assessore al turismo e spettacolo Adelina Carrossini. Quanto è importante filmare per Scalea, e direi quanto è importante anche Scalea per filmare? Buongiorno a tutti, un ringraziamento innanzitutto agli intervenuti al comune di San Gineto, Enzo De Carlo, Benino Chiappetta. Quanto è importante il mare per Scalea? Filmare è importante perché è importante il mare per Scalea. In questo periodo in cui si parla tanto di mare, non sempre se ne parla bene, e questa è un'occasione per dimostrare che non soltanto il mare di Scalea, ma il mare della Calabria è un mare splendido, è un mare che deve essere vissuto ma soprattutto rispettato. Per quanto riguarda Scalea, sta avviando una politica ambientale mirata al rispetto assoluto del mare. Anche abbiamo fatto richiesta per affinché Scalea, una parte di Scalea, venisse inserita all'interno del parco marino, quindi da Capo Scalea fino alla scogliera dell'Ainella. Pare che siamo in dirittura di arrivo, quindi avremo tutta la parte della scogliera di Scalea inserita nel parco marino, quindi questo è un primo obiettivo importante. Da un punto di vista di filmare, diciamo che Scalea si è avventurata in questa esperienza del cortometraggio. Ne parlavamo prima, usciamo da un evento splendido che è stato il Mediterraneo Festival Corto dell'amico Francesco Presta, abbiamo sperimentato la bellezza dei cortometraggi e la difficoltà
di raccontare in poco tempo storie importanti, storie assolutamente toccanti, commoventi, come sicuramente di grande pregio saranno i cortometraggi che sono arrivati per il filmare. Si parlava prima di gemellaggi, Scalea sarà gemellato con il comune di Bernalda, che è il paese di Francis Ford Coppola, proprio a dimostrare il collegamento tra i due mari. Quindi noi stiamo avviando questa politica del raccontare ciò che di bello abbiamo, e vi assicuro che non ce lo raccontiamo fra di noi, ma è vero, tanto di bello abbiamo, basta raccontare il bello e non soltanto raccontare i problemi li abbiamo tutti i comuni, ma è bene che si inizi a raccontare quanto di bello abbiamo. Notevole importanza avranno anche gli organi di stampa, così come ringrazio il dottor Rubettino che con il suo lavoro tanto fa per raccontare quanto di bello abbiamo, Luigi Salsini con Cal News. Quindi è importante raccontare il bello, e filmare è una occasione ghiottissima per Scalea e per l'intero territorio per, ripeto, raccontare le nostre bellezze. Sindaco, ogni località c'ha il suo simbolo predominante. Siccome si parla in questa iniziativa di filmare festival non soltanto di cinema, ma si parla anche di cultura, a Scalea c'è la Torre Talao. C'è Torre Talao è il simbolo di Scalea, che tanto è stata raccontata, tanto è stato scritto su Torre Talao. A proposito, sarà proprio il 6 agosto a Scalea sarà premiato con il primo Metastasio uno di Scalea, Antonio Valente, che ha scritto, il professor Valente, che ha scritto proprio su Torre Talao. Sì, Torre Talao è il nostro simbolo, è detta anche la Torre di Mare. Quindi proprio a maggior ragione fa parte di una serie di torri collegate con tutte le torri della costa. È un sistema di controllo, ha una storia molto importante, Torre Talao, di esoterismo, una storia che invito tutti a leggere quanto è stato scritto su Torre Talao, perché è una storia veramente avvincente, è una storia che è bene conoscere, non soltanto gli scaleoti, ma è bene che la conoscono tutti gli abitanti dell'Alto Trino Cosentino. Io la ringrazio, Sindaco, per questo suo intervento, per questa sua partecipazione anche a questo progetto che è Filmare Festival. Abbiamo detto che a Scalea, ma non soltanto a Scalea, si parla di cultura, e naturalmente ci sarà uno spazio dedicato a un mare di libri. L'incontro, lo diceva anche Beniamino Chiappetta prima, con il professor Paolo Palladino, autore del libro Meraviglie sommerse della Calabria, edito da Rubettino Editore. Abbiamo qui presente l'editore Florindo Rubettino, grazie per la sua presenza, e quindi prego, può prendere il microfono, una breve chiacchierata. Inizierei a parlare di questo progetto che vi vede, come posso dire, che è il Green Book. Siete un po' i promotori, sperando che qualcuno magari possa legare il proprio nome alla cultura del verde. Come è nata questa iniziativa? Siete, come casa editrice calabrese, conosciuta a livello nazionale, molto legati ai temi dell'ambiente. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie per il premio. Green Book nasce da un piccolo segno che volevamo lanciare, che ovviamente non risolve il problema della deforestazione, non risolve il problema del consumo di suolo, di boschi, eccetera, però ci è sembrato interessante, visto che i libri sono fatti di carta e visto che la carta comunque continua a essere uno dei vettori principali della cultura, nonostante molti ne avessero profetizzato la scomparsa per via del digitale, invece abbiamo visto, insomma, che i due canali si integrano molto bene.
Abbiamo pensato, in collaborazione con alcuni soggetti che coeditano con noi alcuni libri, di in maniera simbolica ogni nuovo libro che pubblicavamo di piantare un albero. E così abbiamo dato vita a questo parco Green Book, che oggi si trova su due diversi siti, uno dei quali è diventato anche parco d'arte contemporanea all'interno del nostro parco che circonda la casa editrice, appunto come piccolo segno che in fondo dimostra che c'è una circolarità tra il mondo vegetale, tra il paesaggio, tra la natura, tra la cultura, che poi ritorna a generare appunto semi, alberi, eccetera. Devo dire che questo è un piccolo tassello di una strategia un po' più ampia delle industrie Rubettino, che non sono solo case editrici, ma sono anche industria che produce libri per tanti altri editori, strumenti di comunicazione, packaging, eccetera, che è quello di provare, e in questo devo dire siamo stati antesignani, di provare attraverso il proprio lavoro a dimostrare che si può essere sostenibili, che si può fare impresa, si può fare industria anche cercando di non alterare gli equilibri naturali. Noi per esempio abbiamo la produzione di energia che deriva per l'80% da fotovoltaico, e il nostro obiettivo è quello di arrivare al 100%. Abbiamo un ciclo che si occupa di riciclare interamente la carta e il cartone, gli scarti di carta e cartone che escono dal nostro ciclo produttivo. Abbiamo per esempio, stiamo accompagnando moltissime aziende, soprattutto dell'ortofrutta, che utilizzano il packaging in plastica nel prototipare e nell'utilizzare invece packaging in carta e cartone compatibile. E questo è un progetto del quale siamo molto orgogliosi, e devo dire anche grazie a tutti i produttori che ci stanno seguendo su questa strada, oltre ovviamente a utilizzare tutta la carta che utilizziamo è certificata FSC, che è un marchio internazionale che garantisce che arriva da foreste nelle quali il taglio e l'utilizzo di carta è certificato ed è assolutamente rispondente a criteri di sostenibilità. Le faccio una domanda quale esperto di editoria, ci mancherebbe altro, ma secondo lei c'è una cultura dell'ambiente in Calabria? E se sì, a che stato, a che livello? Allora, io credo che la Calabria, come insomma tutte le regioni d'Italia, forse con un'intensità un po' maggiore, dobbiamo riconoscerlo, ha attraversato un lungo periodo in cui ha pensato al paesaggio, alla natura, al mare, insomma a tutti i beni naturali quasi esclusivamente come beni di consumo, come cose da consumare. Era un po', diciamo, anche la sbornia che veniva fuori da alcuni decenni che avevano in qualche modo spinto tutto verso il consumo, la produzione, dimenticandosi che poi questo consumo non può essere infinito. Io oggi vedo una sensibilità nuova molto crescente, peraltro soprattutto nelle giovani generazioni, cioè abbiamo capito che siamo ospiti di questi luoghi e quindi dobbiamo custodirli e dobbiamo tramandarli alle nuove generazioni. Certo, il lavoro da fare è moltissimo, perché comunque siamo molto lontani dal poter dire che c'è una cultura dell'ambiente diffusa nel nostro paese e soprattutto nella nostra regione, però io credo che appunto iniziative come queste siano fondamentali per tenere alta l'attenzione, e quindi credo che insomma sono ottimista per i prossimi anni. Un'ultimissima cosa, un premio è sempre un riconoscimento all'impegno, al lavoro, alla professionalità. Un premio è sempre un punto di partenza a fare sempre di più? Sì, un premio innanzitutto è un qualcosa che si deve condividere con tutte le persone che collaborano al progetto, nel nostro caso con tutte i collaboratori, con tutti gli autori della casa editrice, ce ne sono moltissimi che si occupano anche di questi temi, non solo attraverso la saggistica, quindi attraverso insomma studi sul paesaggio, sul mare, sull'ambiente, ma anche per esempio nel recupero di tutta quella che è la nostra grande tradizione letteraria, il mare per esempio. Il mare è nei più grandi scrittori della nostra regione, un po' come tutti gli scrittori del Mediterraneo naturalmente. Il mare e la montagna
è difficile che non ci siano, no? A meno che non si tratti di romanzi sperimentali di altro tipo. C'è sempre il mare, c'è sempre la montagna, c'è sempre il territorio. E anche attraverso queste cose passa quella cultura dell'ambiente di cui parlavamo prima. Quindi sì, il premio è un grandissimo stimolo a continuare in questa direzione. Vi ringrazio davvero tanto per aver pensato a noi. Grazie a lei per la sua presenza. Intanto ne approfitto per ringraziare e salutare la collega di Radio Azzurra, Marianna De Luca, per la presenza. Rimaniamo sempre a Scalea e parliamo del FLAG, la perla del Tirreno, che ritroveremo poi anche nella finale di Sangineto. Ne parliamo con il presidente o la presidente Gabriella Luciani, che tra l'altro è assessore provinciale con delega alla sanità, salute e benessere. Grazie per la presenza. Microfono. Grazie a voi. Allora, saluto il gentile pubblico, il tavolo della presidenza. Un ringraziamento particolare lo vorrei fare a Beniamino Chiappetta, perché per noi come FLAG è il secondo anno che siamo qui in questa sala a Sangineto e siamo soddisfatti come FLAG perché abbiamo creato una sinergia tra questo progetto Filmare Festival e il FLAG, perché oltre ai cortometraggi, diciamo, cinematografici, Filmare Festival parla anche di cortometraggi legati al mare e all'ambiente. Infatti durante questi 5 giorni il compito del FLAG è proprio quello di valorizzare e promuovere la cultura del mare, proprio in chiave di sostenibilità e di tutela della biodiversità. Filmare Festival è stato uno dei progetti che abbiamo inserito all'interno del Tyrrhenian Sea Cluster, che è giunto oramai alla 3ª edizione. È Azzurro di Calabria. Il Tyrrhenian Sea Cluster è appunto un gruppo di azione locale che va a promuovere quello che è il settore della pesca. Quest'anno noi come FLAG abbiamo voluto rivolgere una particolare attenzione proprio al pescatore, che per noi insomma è di fondamentale importanza, la pesca, il mare, e quindi abbiamo pescatori inteso come uomo, per valorizzare quello che è la sua professione, cioè il suo vivere di mare, che significa dedicare una vita per il mare. E infatti questo sarà il titolo del premio di Azzurro di Calabria, che noi assegneremo a tutti i pescatori storici, che appunto sono per noi una grande risorsa proprio in termini di racconti del mare e dell'ambiente. Il nostro obiettivo è quello di farci conoscere sempre più, ed ecco perché abbiamo sposato appieno anche questo progetto, di farci conoscere sui territori, su tutto il comprensorio ed oltre, perché il nostro obiettivo sono appunto i pescatori e noi dobbiamo incentivarli a differenziare, a commercializzare il proprio pescato locale e quindi anche a fargli vivere in un'ottica di turismo di esperienza. Noi sappiamo che viviamo, la nostra regione Calabria vive di pesca, di agricoltura, di artigianato, e noi dobbiamo proprio, queste risorse devono far sì che la Calabria possa integrare possa offrire questi servizi integrati finalizzati al turismo d'esperienza. Quindi come FLAG siamo lieti di condividere questo percorso con gli amici di Filmare Festival, con le amministrazioni locali, che ringrazio, la vice sindaca, il sindaco di Scalea e tutte le maestranze che ovviamente hanno preso parte a questo progetto. Quindi buon Filmare Festival a tutti, grazie.
Grazie, io ne approfitto attraverso la diretta Facebook sulla pagina di Filmare per invitare tutti a venire a trascorrere l'estate in Calabria, in modo particolare in questo periodo a seguire Filmare a San Gineto, a Scalea, a Soverato, a Cariati e ai laghi di Sibari. Non è soltanto cultura, ma è cinema e tant'altro, per cui un'occasione, amici che ci seguite da casa, da cogliere, quindi da prendere al volo in questo periodo. Dunque, da Scalea ci spostiamo a Soverato, che è un'altra perla del mare calabrese, una serata dedicata oltre che alle proiezioni dei corti in concorso, è dedicata all'ambiente, ci sono e ci saranno importanti presenze di livello nazionale, iniziando col poi consegnare il premio speciale Comunicare l'ambiente attribuito quest'anno a Beppe Rovera. Velocemente vi dico che è un giornalista Rai, non avrei bisogno di dirlo perché è sicuramente una personalità in questo settore, 25 anni di Rai dal 90 al 2016, ha curato e condotto in diretta su Rai 3 la trasmissione Ambiente Italia, che è stata un punto di riferimento per tante associazioni impegnate nelle battaglie in difesa della salute, della tutela e della qualità di vita del mare e dell'ambiente. Continua oggi ad occuparsi di queste tematiche. Sarà a Soverato giorno 1 agosto per ricevere il premio. Vediamo il video che ci ha mandato Beppe Rovera. Ci dobbiamo un po' spostare, Enzo, per dare la possibilità ai presenti, a chi ci segue. Da Baldissero d'Alba, cuore del Roero, che con le Langhe e con il Monferrato costituisce una fetta importante di territorio protetto dall'UNESCO, faccio un gemellaggio con Soverato. Ringrazio gli amici di Filmare per questa iniziativa bellissima, per questo festival che richiama i temi dell'ambiente e soprattutto ci richiama ad una responsabilità che è quella dei comunicatori. Bisogna saper comunicare l'ambiente in maniera adeguata ai tempi. Insomma, questo luogo è un luogo magnifico, ma qui c'è stato l'effetto dei cambiamenti climatici, si è visto pochi giorni fa con una grandinata colossale, chicchi di grandine enormi, insomma, ed è stata una cosa particolarmente che ha colpito molto, insomma. Comunicare l'ambiente è sempre più difficile, sempre più complicato, sì, è facile raccontare i bei paesaggi, è difficile raccontare i temi che implicano la tutela, la conservazione, la trasformazione dei luoghi e la responsabilità che coinvolge ciascuno di noi. Per cui grazie a tutti per averci invitato a questo evento, a nome anche della mia redazione di Ambiente Italia, che insomma nella sua composizione storica è rimasta però con persone sempre molto impegnate nei settori in cui sono chiamati a combattere, insomma. Grazie, ci vediamo a Soverato. Grazie mille. Bene, il premio Comunicare l'ambiente sicuramente poi varcherà i confini nazionale, diventerà un fiore all'occhiello del Filmare Festival, sarà intitolato allo scomparso giornalista Fausto Taverniti. Beniamino. Sì, diciamo che d'accordo anche con la famiglia di Fausto Taverniti, con il quale abbiamo condiviso un'esperienza bellissima. Qua c'è il giornalista Roberto Saporito, può capire la mia emozione a parlare del premio Comunicare l'ambiente fatto per 5 anni a Matera con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, dell'Unibas e di Rai Basilicata. Fausto era l'anima di quel premio, Beppe Rovera era puntuale ogni anno come Roberto, come tantissimi altri, e quindi dal prossimo anno questo premio appunto porterà il nome di Fausto, e con lo stesso Beppe Rovera già stiamo parlando di farlo diventare un premio nazionale, coinvolgendo la stampa ambientale, la stampa specialistica e la stessa Rai. Quindi diciamo che credo che diventerà appunto il fiore all'occhiello anche con l'adesione della famiglia di Fausto. Dunque, il Filmare Festival, naturalmente oltre
e soprattutto per quanto riguarda i cortometraggi affronta delle tematiche ambientali importanti, tra le quali per esempio l'efficienza energetica, e grazie alla collaborazione con l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica, e grazie anche a Confapi Calabria che collabora alla campagna di formazione e informazione con Italia in classe A, promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata dall'ENEA. A Soverato ci sarà un focus con la presenza di Ilaria Sergi dell'ENEA, la proiezione di un cortometraggio fuori concorso dal titolo Salina, isole da sole, piccole isole e sostenibilità energetica, presentato al Festival del Cinema di Venezia nel settembre del 2021. C'è un video con ENEA e quindi andiamo a vedere questo video. Il saluto di Alessandro Federici dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica dell'ENEA. Buongiorno, sono Alessandro Federici del Dipartimento Efficienza Energetica dell'ENEA. Con grande piacere desidero ringraziare gli organizzatori, Confapi Calabria, per l'invito e soprattutto l'opportunità di poter diffondere un messaggio così importante. Proprio pochi giorni fa l'economista statunitense Jeremy Rifkin ha proposto l'idea di un patto per salvare il Mediterraneo, con l'Italia a rendersi promotrice di un'iniziativa per arginare i danni del cambiamento climatico. Le alte temperature di questi giorni, gli eventi estremi cui stiamo assistendo nel nostro paese rappresentano la drammatica testimonianza della necessità, dell'urgenza di un'iniziativa rapida, decisa, con azioni concrete, guidate anche dagli enti locali che ben conoscono le vulnerabilità del territorio che amministrano. Azioni anche da parte dei tanti piccoli comuni che caratterizzano il nostro paese. Piccole isole come quella di Salina, luoghi meravigliosi che dal punto di vista energetico e ambientale rappresentano un ecosistema unico da preservare e costituiscono per così dire una sorta di laboratorio naturale in cui sviluppare iniziative, ad esempio per il risparmio energetico. È con questo spirito che qualche anno fa, nel nostro ruolo di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, insieme ai sindaci e alla società civile, abbiamo sviluppato l'agenda della transizione energetica dell'isola di Salina con obiettivi e azioni al 2030. Azioni che monitoriamo costantemente e che, insieme a quanto di esemplare innovativo proviene dal territorio da questo punto di vista e che, come dire, captiamo tramite le nostre attività istituzionali e anche attraverso la nostra rete di uffici sul territorio, andiamo a condividere con tutti gli stakeholder per favorire il confronto, la promozione e la replicazione di buone pratiche in altri contesti, ad esempio anche attraverso questo cortometraggio che abbiamo realizzato. Vi auguro quindi buona visione, grazie ancora e complimenti per questa importante iniziativa. Bene, da questo video avete visto come il mare è riuscito a coinvolgere delle agenzie a carattere nazionale. C'è Confapi che affianca Filmare, Confapi che è la Confederazione Italiana delle Piccole e Medie Industria, Piccola e Media Industria Privata, rappresentata oggi dalla dottoressa Francesca Benincasa, che fa parte del direttivo regionale ed è coordinatrice delle filiere. Un saluto va a Franco Napoli, che è vicepresidente nazionale di Confapi, che non è presente per impegni precedentemente presi. Dottoressa Benincasa, il ruolo e l'attività per quanto riguarda l'economia e l'ambiente proprio di Confapi Calabria.
Buongiorno a tutti, porto ovviamente i saluti di Francesco Napoli, il nostro presidente, che come ha già detto lei è stato trattenuto da altri impegni fuori regione. Prima di tutto un ringraziamento agli organizzatori, Enzo De Carlo, Beniamino Chiappetta, per aver coinvolto Confapi Calabria in questa iniziativa, un progetto ambizioso e di altissimo valore di cui condividiamo sia i principi ispiratori che gli obiettivi. Come Confapi Calabria siamo assolutamente convinti della necessità che le piccole e medie imprese conquistino un ruolo da protagonista nel percorso di transizione sostenibile. Una convinzione, devo dire, ben radicata. Già nel 2019, grazie al lavoro svolto da Francesco Napoli, Confapi Calabria è diventata opinion leader di Enea, dell'Agenzia Nazionale per l'Efficientamento Energetico. E naturalmente quando si parla di tutela dell'ambiente, ma soprattutto delle azioni da mettere in campo perché questa tutela dell'ambiente venga praticata fattivamente, allora parliamo di una sfida globale e come tale richiede uno sforzo condiviso, una sinergia tra istituzioni pubbliche, associazioni datoriali, comunità sociali, professionisti e scuole, perché l'educazione all'ambiente parte dalle famiglie e dalle scuole. E purtroppo la pandemia e il conflitto russo-ucraino hanno allargato la crepa tra le piccole e medie imprese più sensibili alle tematiche ambientali e le piccole e medie imprese che invece stentano ad intercettare il cambiamento. Come Confapi Calabria, quindi il ruolo dell'associazione datoriale è proprio quello di contribuire a colmare questo gap, di accompagnare le imprese nel comprendere che la scelta responsabile di una forma di imprenditorialità green non è un costo, ma è un investimento a medio e lungo termine, dal quale dipende la tenuta del sistema economico e produttivo e la competitività stessa sui mercati nazionali e internazionali, perché vedete oggi vincono le imprese che scelgono, che adottano un linguaggio sostenibile, vincono le imprese che riescono ad intercettare i bisogni di una clientela sempre più attenta a prodotti e servizi, lo abbiamo detto prima, realizzati in un'ottica di sostenibilità ambientale. E la sostenibilità ambientale non è solo conservazione. È necessario un approccio olistico all'economia, scegliere modelli economici circolari in cui si riducono gli sprechi, si ricicla il materiale e soprattutto si evita un uso eccessivo delle risorse. Già nel 1987 la Commissione delle Nazioni Unite ha dato una definizione di sviluppo sostenibile come quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Quindi un'economia che si basa sull'uso indiscriminato di fonti non rinnovabili, esaurirà le stesse le risorse che la sostengono. L'iniziativa di oggi è fondamentale per creare una maggiore consapevolezza collettiva. Senza questo passaggio non sarà possibile invertire la rotta e quindi creare davvero le basi per un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Non posso non fare questa domanda, cioè parlare di questa piattaforma digitale che si chiama 3C Alert. Sì, allora il 3C Alert è una piattaforma digitale esclusiva, ovviamente non entro nei tecnicismi, verrà presentata nella serata di Soverato il 1 agosto, e di questo ringraziamo Beniamino Chiappetta, Enzo De Carlo per la sensibilità. È una piattaforma digitale esclusiva perché non sono noti competitors né nazionali né internazionali. Ha una finalità precisa. Intanto è stata realizzata dalla società Ordine e Sicurezza e l'idea progettuale è stata sostenuta da Confapi Calabria nell'ambito dell'attività di tracciabilità e trasparenza che ha, il nostro presidente sta portando avanti da diversi anni. E l'obiettivo qual è? È quello di avere un monitoraggio costante, puntuale, preciso del materiale legnoso che viene immesso nel mercato.
La biomassa vegetale rappresenta una, come dire, un patrimonio di notevole valore per chi come noi ha risorse boschive e forestali incredibili, e le direttive comunitarie in materia sono chiare: bisogna rispettare il principio dell'uso a cascata del legno. Quindi il 3C Alert nasce con l'obiettivo di combattere il taglio indiscriminato, quindi la criminalità organizzata, purtroppo in questo sappiamo bene quali sono le attività che compie, e naturalmente tutelare la biodiversità dell'ambiente. Grazie per questo intervento. Non c'è dubbio che filmare parte dalla cinematografia che è predominante, però riesce a coinvolgere sinergicamente diversi settori che possono essere il turismo, l'accoglienza, l'enogastronomia, l'ambiente, il mare e quant'altro. Io inserirei anche lo sport, anche se uno sport particolare, bello e suggestivo, appassionante, e possiamo definirlo lo sport subacqueo. E qui ritrovo un vecchio amico che è Francesco Sesso. Vi dico semplicemente che è un campione del mondo di fotografia subacquea, Tenerife 2019, correggimi se sbaglio. Poi più volte campione italiano sempre di fotografia subacquea, poi componente della nazionale, campione europeo nel 2022, giusto per dire qualcosa, perché poi magari ci sono le medaglie d'argento e quant'altro. È uno sport suggestivo, appassionante, tra l'altro anche ricercatore per l'Università della Calabria e non solo. Prego. Salve, grazie. Perché a te verrà dato un premio, questo poi... Io lo specificheremo. Ringrazio per l'invito, ringrazio gli organizzatori, ringrazio anticipatamente per il premio. Di solito non si ringrazia prima, però voglio dire. Siamo Interrompo qui. Soltanto per dire che il premio è fotografare il mare. Hai ben, diciamo, introdotto l'argomento. Cioè, la passione per il mare nasce ancora prima dello sport subacqueo, della fotografia subacquea intesa come sport, che può sembrare anche un po' una forzatura, perché sembra quasi un non sport, cosa invece che non è, perché quando affrontiamo le competizioni italiane, europee, mondiali, ci dobbiamo confrontare con un elemento che non è il nostro, che è il mare, e non scegliamo noi né quando andare né dove andare e né diciamo cosa fotografare. Potrebbe, come dire, oggi essere una giornata di gara di un campionato del mondo qui a San Gineto con questo mare, e dovremmo andare in acqua lo stesso, quindi ecco, lì diventa uno sport, perché non è una passeggiata a volte andare a competere sott'acqua in un elemento appunto che non è il nostro. E comunque questa passione per la fotografia subacquea mi ha portato, oltre a diciamo ad avere riconoscimenti che mi hanno molto gratificato, che continuano a gratificarmi, bontà vostra, e anche a interessarmi ovviamente di mare in maniera più approfondita, di ambiente, di cultura del mare, per cui essere coinvolto in una manifestazione di questo tipo mi gratifica in maniera assoluta, perché la finalità di tutto quello che io come altri fotografi subacquei abbiamo è quella poi di divulgare, di portare, di far conoscere il mare, di diventare dei testimonial dell'ambiente marino e dei siti in cui ci immergiamo. Quindi è una, io la vivo quasi come una missione ormai sono tanti anni che mi occupo di questo, siamo anche un po' in avanti con gli anni, ci conosciamo da tanti di quegli anni, anche con Beniamino, insomma, che siamo diventati grandi, insomma. Però non ce lo diciamo, la viviamo bene, insomma, tutti quanti, grazie a Dio, insomma, perché con io so che tu tingi i capelli bianchi, ma in effetti no, non sono sarebbero nerissimi, insomma. No, assolutamente, è l'ex biondo che mi salva, e quindi diciamo fa sembrare meno bianco il bianco. Senti, una domanda importante che ti volevo fare riguarda questo ritrovamento archeologico nelle acque antistanti Reggio Calabria.
Sì, e questo non è sport, ma è... Questa è ricerca poi, perché, ricerca. Però che nasce sempre dallo sport e dall'amore, diciamo, per il mondo sommerso. È un ritrovamento fatto poco più di 5 anni fa, mentre inseguivo dei pesci, cioè stavo cercando di fotografare dei pesci trombetta, che sono una specie particolare, abbastanza rara, che è presente da noi solo nello stretto di Messina, che mi hanno portato, cioè mi portavano sempre più verso il fondo. Io voglio dire, poi ci incaponiamo, no? Quando dobbiamo fotografare qualcosa, rincorrere i pesci, insomma, è un'attività abbastanza frequente, e ha fatto sì che mi imbattessi in alcuni reperti. Poi, andando avanti nell'immersione, è stato comunque, abbiamo comunque ritrovato un vero e proprio giacimento di anfore, ma a pochi metri dalla battigia del lungomare di Reggio Calabria. Quello che dispiace è che, fatte le dovute segnalazioni, interventi di conservazione, di censimento, eccetera, eccetera, passato, come dire, il santo, passata la festa, cioè il sito adesso versa in condizioni, diciamo, di abbandono, perché sono stati fatti dei primi interventi e poi invece hanno finito, come dire, le risorse che erano state stanziate per questa cosa, e quindi è un po' lì abbandonato. Io penso che con l'1% di quello che abbiamo ritrovato in quel sito, in un'altra nazione avrebbero aperto 2 musei, non uno, 2 probabilmente. Questo sta poi un po' alla sensibilità delle amministrazioni locali, magari qualche amministrazione più illuminata l'avrebbe diciamo gestita diversamente, in maniera più costruttiva questa cosa, però abbiamo un mare ricco di natura, ricco di storia, ricco di archeologia, che dobbiamo assolutamente valorizzare, far conoscere, perché è assolutamente poco conosciuto. Un'ultimissima domanda, però ti faccio una domanda al contrario. A San Gineto so che vedremo tante tue belle foto, però io ti voglio chiedere, c'è una foto che ti ha fatto dire mannaggia, non ci sono riuscito? È la prossima, la prossima. No, sì, certo che sì, quante occasioni perse. Mi capita di accompagnare persone, mi ha accompagnato un giovane studente dell'Unical che si sta per laureare in biologia e si sta appassionando a questa, diciamo, a questa materia, a cui ho appena finito di fare un corso di primo livello, e nelle immersioni fatte alle Eolie per concludere il corso abbiamo visto tante di quelle cose che non avevo la macchina fotografica appresso, perché o gli insegnavo ad andare sott'acqua o correvo appunto appresso ai pesci, e abbiamo visto cose che sarebbe stato, come dire, sicuramente piacevole fotografare, ma non sempre si ha la fotocamera appresso. Me la sono portata anche oggi appresso, perché appena esco da qui i signori, voglio dire, amministratori vado a San Gineto Paese esattamente, a fare qualche immagine che ho già fatto da sott'acqua, perché c'è questo sito, questa cascata, il cui nome non mi piace molto perché sembra quasi un nome romantico, insomma, invece che valorizza poco. Se uno la chiama la cascata dell'amore, non so perché, e sembra, non lo so, una cosa, non rende quella che è la potenza, la maestosità e la bellezza di quel sito. Ci sono stato già più volte, ora ci ho preso fotocamera, videocamera, per andarla a riprendere da sott'acqua, perché c'è un gioco di acqua, di luce e di colori in questa pozza, che l'acqua è un po' freddina, a dire il vero, però insomma. Le immagini sicuramente le vedremo giorno 4. Ti volevo chiedere se posso venire con te. Ho già materiale per loro da dargli. Posso venire con te? Certo. Si tratta di mettere le gambe di spalla, 10 minuti sono, è facilissimo, insomma. Prego, vice sindaco. Giusto per precisare, la cascata è cosiddetta. È vero che forse ha sentito parlare della cascata dei sogni, perché è un po' dei sogni. È un po', diciamo, il nome che è stato attribuito a un sentiero. Questo perché il CAI, insieme con la Proloca, ha fatto, diciamo, un percorso e l'ha così denominato. Però noi ci teniamo, come comune di San Gineto, ci teniamo a mandare avanti quello che è il sito, quello che è il luogo, ossia noi lì un tempo, cosiddetto delle forge, perché si forgiava, e anche un posto particolare detto Uvuglio, perché c'era una sorgente che ormai non esiste
nella sua interezza c'era una sorgente che affiorava dal sottosuolo come ammo di ebollizione. Quindi per noi, così come abbiamo messo anche nel progetto Filmare, la chiamiamo la sorgente, la cascata del Vuglio delle Forge, per dire. Mi piace molto di più, devo dire. E concordo con lei. Molto di più. Perché effettivamente ognuno potrebbe mettere per identificare esempio, anche il posto. Esatto, ecco, questo solo ed esclusivamente per poter identificare il luogo, così come è identificato. Poi ad ognuno la libertà di poterla chiamare come meglio crede. A me piace chiamarla la cascata misteriosa, la cascata maestosa e via di seguito. Grazie. Bene, vi ringrazio, ne approfitto velocemente per dire a chi ci segue da casa, vedete come attraverso Filmare, che ha come scopo predominante la cinematografia, come si apprendono delle cose, delle curiosità, per cui uno dice ma andiamola a vedere questa cascata, che poi si chiama in un modo o nell'altro, è la stessa cosa, come si può andare a vedere Torre Talao, Ascalea e tanti altri monumenti o simboli. C'è l'Umpli rappresentata da Antonello Grosso Lavalle, che ha siglato questo protocollo di intesa con Filmare per predisporre la migliore accoglienza e promozione turistica. Sì, grazie, ovviamente il saluto a tutti voi, il ringraziamento a coloro i quali organizzano questo evento interessante, questa iniziativa importante, Calabria Artes e DRB, nelle persone di Enzo De Carlo e Beniamino Chiappetta, che ringrazio per la lungimiranza in quanto hanno condiviso questa idea, questa iniziativa, non soltanto con le entità pubbliche ma anche con le organizzazioni private. Noi siamo onorati di essere partner di questo importante evento, di questo event marketing, chiamiamolo, perché dà anche un valore in più, un valore aggiunto a quello che è un percorso turistico culturale. Quindi sicuramente la cinematografia nel turismo fa molto bene, bisogna puntare sempre di più su questo driver, perché è un driver necessario, e qui i comuni sicuramente si sono subito inseriti in quello che è un concetto di coprogrammazione e coprogettazione. Come Umpli siamo presenti in ogni angolo d'Italia, in ogni angolo del paese, cercando di far emergere le tante peculiarità che insistono, ma anche quella cultura dell'accoglienza che contraddistingue le Prologo, perché un marchio e un brand riconosciuto, attenzionato, anno dopo anno vediamo tante indicazioni, ma vediamo anche richieste dove e cosa visitare. Quindi sicuramente il lavoro si sta facendo con grande senso di responsabilità e qualità. In questa tematica noi entriamo veramente con grande felicità, ma anche con grande onore, perché poi è una tematica che tocchiamo quotidianamente, quella dell'ambiente, quella della promozione, ma anche quel settore che riguarda appunto il turismo, che è maggiormente in Calabria attenzionato, che è il turismo legato al mare. Quindi che non basta solo il turismo legato al mare, e anche per questa motivazione Filmare ha ampliato, amplificato quelli che sono i protagonisti di un valore condiviso, perché questo è un valore condiviso, è un'azione, ripeto, che ognuno deve diffondere, trasferire e lanciare sempre quel messaggio di sostenibilità che oggi diventa sempre più urgente. E su questa tematica noi ci siamo collegati anche alla riscoperta del patrimonio immateriale, perché anche questo patrimonio rischia di scomparire. Gli usi, le tradizioni, quelle che sono le particolarità un po' più sommerse dei territori, anche sulla lingua dialettale. Noi stiamo facendo un grande lavoro, un concorso nazionale, e nei ragazzi che oggi partono, i ragazzi di servizio civile universale, circa 200,
i progetti riguardano l'ambiente, il turismo, anche la riscoperta di quei patrimoni tra virgolette industriali che oggi sono in uno stato di abbandono e dove noi vogliamo determinare anche alcuni suggerimenti, così come i suggerimenti legati ai beni pubblici non utilizzati. Scalea ne è un esempio di virtuosismo, anche perché con la Torre Talao ha aperto un ragionamento di promozione, di valorizzazione condivisa tra il pubblico e il privato, quindi mettendo insieme anche diverse entità private tra le quali l'Umpli e le Proloco. Quindi su questo noi ci siamo con grande veramente sentimento legato al bene comune, ma legato a quello che deve essere lo sviluppo sostenibile. Non ultimo, abbiamo presentato qualche giorno fa anche un piccolo opuscolo che racconta proprio il territorio attraverso le Proloco. Quindi le Proloco oggi hanno una caratura ancora più forte, io sono anche nel Consiglio nazionale, quindi possiamo anche diffondere questo evento non soltanto ai confini regionali ma anche oltre i confini regionali, ed è ovviamente la forza questo tavolo dove mette insieme tutti i protagonisti pubblici e privati con quella finalità che ci vede tutti coinvolti e attenti a promuovere e fare la vacanza e far sì che la vacanza in Calabria sia una vacanza di estrema qualità, una vacanza dove possa aumentare non soltanto nel periodo, come dicevo poc'anzi, nel periodo balneare, ma possa continuare anche in altri periodi, guardando i cortometraggi ma anche stimolando a realizzare corti anche in altri periodi. Vi ringrazio. Grazie. Filmare, oltre al cinema, vuole anche spingere per una identità, una promozione dell'enogastronomia, e lo vorrei chiedere al direttore del GAL, Domenico Amoruso. Grazie per l'invito. Come dicono gli anglofoni, last but not least, quindi ultimo ma non ultimo. Oltre ai saluti di rito, ai padroni di casa, agli organizzatori, ai convenuti, porto i saluti anche dal presidente del Gallo, Ugo Vetere, e da tutto il CDA, che per motivi istituzionali e lavorativi non è qua. Questo è un territorio che spesso in maniera semplicistica viene raccontata soltanto come un territorio balneare, perché per carità ci sono i numeri, questa è la Riviera dei Cedri in termini di posti letto, in termini di arrivi e presenze è seconda soltanto alla zona di Tropea, Ricadi, la Costa degli Dei, ma a me piace definirlo come la punta dell'iceberg, perché proprio come un iceberg conosciamo il turismo balneare, ma a volte ignoriamo cosa c'è dietro, in questo caso sotto come l'iceberg. E questo è un territorio che ha molto da offrire, quindi perché il GAL insieme al FLAG hanno il compito di promuovere e far sviluppare, noi per l'area rurale, loro per l'area costiera, ma hanno anche il compito di promuovere e quindi di raccontare questo territorio. Questo territorio appunto che ha molto da raccontare. Ci sono luoghi come la cascata dai mille nomi, ormai possiamo definirla, insomma, ma ci sono luoghi che io accuso il territorio, neanche noi stessi a volte conosciamo. E la Grotta del Romito è forse quella un po' più conosciuta, ma abbiamo anche dei prodotti enogastronomici che hanno una valenza molto, molto circoscritta. Faccio un esempio di una piccola melanzana che si chiama il Gilò, che si conosce soltanto a Belvedere. Nei due comuni limitrofi, San Gineto e Diamante, non viene né utilizzata né coltivata.
Quindi il Galla ha questo compito di descrivere questo territorio, e quale migliore strumento è quello della, del treno della filmografia. Noi anni fa avevamo fatto una proposta insieme al territorio, alla Calabria Film Commission, di istituire un'area, una no tax area, da proporre ai produttori che si interfacciavano con la Calabria Film Commission per portare le produzioni migliori su questo territorio, per raccontare una Calabria differente, quindi non più quella descritta nei vari film che si sono girati, insomma, che per carità nessuno nasconde, ma raccontare una Calabria di tutti i giorni, una Calabria dove i colori del blu e del verde, che sono i colori che sono nel nostro logo, ma sono i colori anche che vengono utilizzati in questa comunicazione, sono i colori della natura di questo territorio, del mare e dell'ambiente che ci circonda. Quindi noi abbiamo sposato questa manifestazione proprio perché crediamo in questo discorso di comunicare e di raccontare questo territorio, cercando di creare sinergia. GAL con il FLAG, GAL con il territorio, GAL con queste organizzazioni sane che cercano di lavorare per il territorio e con il territorio. Grazie. Grazie per l'intervento. Vorrei segnalare che i premi che verranno consegnati sono dell'orafo Michele Affidato. Un ringraziamento a Luigi Salsini, per responsabile della comunicazione Filmare Festival, poi Alessandra Russo, Project e Content Manager, responsabile del progetto grafico, Giulia Carla De Carlo, Content Creator e Web Manager, naturalmente la dottoressa Francesca Barbieri e l'Hotel delle Stelle per l'ospitalità, e c'è un ringraziamento particolare che deve fare Enzo De Carlo. Sì, io vorrei ringraziare innanzitutto i miei tecnici di Filming Tour che hanno lavorato da questa mattina in un modo veramente in modo perfetto, e li ringrazio perché fanno veramente un gran lavoro. Dopo io vorrei, così, non dico sostituirmi, però ringraziare una mia carissima amica, nonché il direttore artistico di questo festival, Francesca Pigianelli. Lei sta a Roma, purtroppo non ha potuto esserci perché ha fatto il Anzio Film Festival ad Anzio, e dopo è impegnata anche con l'Isola Tiberina, che fa anche una rassegna di cinema. Di conseguenza verrà da noi il giorno 1 e sarà 2 o 3 giorni, avremo modo di... Francesca è una mia amica, oltretutto è la direttrice di Roma cortometraggi, che vengono trasmessi nella sala Fellini di Cinecittà. Di conseguenza io collaboro con lei nel periodo fuori estate, e più Francesca è una che ci ha dato una grande mano per individuare questi artisti ospiti nel nostro festival, perché purtroppo il mese di agosto molti artisti vanno in ferie, molti attori vanno in ferie e qualcuno fa anche le fiction. Di conseguenza abbiamo dovuto un po' oppitare, perché inizialmente si era pensato di farlo a fine luglio, avevamo un po' un ventaglio più di scelta, però ad agosto dobbiamo un po' essere un po'... Gli attori che abbiamo scelti sono attori di primo piano, e per citare gli attori importanti, lo stesso Alessio Boni, che esce dal cinema e dalle fiction, personaggio di grande qualità, Francesco Montanari, personaggio che è amato dai giovani e delle persone, è un'icona del cinema italiano, Eleonora Giorgi, oltretutto lei è reduce di un Donatello, un premio Donatello con Borotalco, con Verdone, di conseguenza ha girato più di 80 film in Italia, conosciuto sia in Italia che nel mondo. D'altronde abbiamo scelto, secondo me, anche bene, su una scelta giusta. Saverio Vallone è un amico di nostra conoscenza, mia e di Beniamino, ci lega anche a un ricordo
del grande Raffi Vallone, che è stato quel che è stato, oltretutto un calabrese doc che ha portato la Calabria in giro per il mondo. Io ringrazio gli intervenuti, ringrazio la struttura che ci ha ospitato e vi do appuntamento il 31 luglio nella magnifica e bellissima Scalea, che ci ospita per l'inizio del festival, e concludiamo come lo scorso anno qui a San Cineto. Grazie. Allora, lo dico a chi ci segue da casa attraverso la diretta Facebook, siete ancora in tempo, perché si inizia il 31 a Scalea, il 1 a Soverato, Laghi di Sibari il 2 agosto, Cariati il 3 agosto, chiusura a San Gineto il 4, venite in Calabria a filmare, oltre al cinema, turismo, spettacolo e quant'altro. Grazie a tutti quanti voi, a Francesca Russo dico, naturalmente ci aspettiamo di incontrarti, tu sei la presentatrice ufficiale, il 31 luglio a Scalea. Grazie.